Benvenuti alla vetrina più bella, la terza puntata di questa seconda serie. Vi dico subito che da questa sera si apre il web voto. Troverete pubblicate le prime tre vetrine in concorso, dunque potrete scegliere quella che vi piace di più. Siamo partiti da Ariano Irpino, ci siamo spostati al passo di Mirabelle Clano e questa sera siamo a Grotta Minarda. Alle mie spalle vedete la splendida scalinata e la fontana di Piazza 16 Marzo, meglio conosciuta come Piazza Grande. Ci spostiamo di pochi metri, andiamo in via Valle 105, dove c'è Florevent, una magnifica boutique del fiore. Florevent Flowers and Design Boutique nasce a Villa Maina nel 1995 dalla grande passione e creatività di Pasqualina Di Jeso. Affascinata dalla figura di Giovanni Gussone, importante botanico dell'Ottocento che ebbe i natali proprio a Villa Maina, dopo gli studi tecnici decide che la sua strada è quella della fiorista. Si forma presso la scuola Le Mani Parlano di Teverola, fondata da Peppe Pix. Nel 2016, forte della sua esperienza, dei tanti corsi seguiti e concorsi vinti, spinta dalla sua costante voglia di mettersi in gioco, oltre che da motivi familiari, sceglie quale nuova sede per il punto vendita Grotta Minarda. Florevent non è il tradizionale negozio di fiori, è un laboratorio dove il fiore viene lavorato in maniera artistica, dove vengono creati, insieme a materiali ed oggettistica complementari, allestimenti e scenografie floreali per accompagnare ogni tipologia di evento, in particolare i matrimoni. Malestro, la cura, la ricerca vengono posti in ogni singolo dettaglio, anche nel più piccolo mazzo di fiori da regalare. Siamo con Pasqualina De Jeso, titolare di questo bellissimo atelier del fiore, possiamo definirlo così? Certo che sì, grazie. Fiorista, vogliamo subito precisare la differenza tra fioraia e fiorista? Certo, allora il fiorista è una figura un po' più avanti rispetto a un fioraio, perché è l'evoluzione di quello che è la parola fioraio. Se all'inizio dei tempi, quando nasce il fioraio, si vendevano fiori in un negozio di fiori, oggi si vende altro, si vende professionalità, si vende competenza, si vende anche emozioni, ovviamente. E tanta creatività, perché devo dire che qui è un'esplosione di creatività e tra l'altro insomma questo negozio ci introduce già nella primavera, finalmente. Ecco, questa passione come nasce per i fiori, per la creazione floreale? Io in verità nasco proprio in un altro settore, perché ho un diploma da geometra, perciò proprio l'esatto opposto della creatività, più tecnico che non creativo. Però anche se ho avuto esperienza in questo campo, la cosa mi stava un po' stretta, non rispettava la mia personalità, perciò ho cercato e approfondito questo discorso perché era quello che mi calzava meglio, era quello che io volevo fare. E quindi da qui ho cominciato a fare questo lavoro con impegno e con dedizione, perché per far bene questo lavoro bisogna imparare. Imparare dalle scuole, imparare da chi ne sa più di te ed essere sempre con i piedi per terra e dire sempre voglio andare avanti, voglio continuare a studiare, voglio sapere sempre un po' di più. Quindi tenersi sempre aggiornato, perché poi non è soltanto la conoscenza del fiore, anche tutti quei materiali complementari che possono rendere particolare una composizione, una installazione, io la chiamerei. Certo, ma un occhio particolare alla natura che ci circonda, perché poi alla fine il fiore è l'elemento finale, quello che è il nostro lavoro e guardarci intorno, perché già nella nostra realtà, che devo dire è tra le più ricche in assoluto di vegetazione naturale, proprio del nostro biotop, siamo ricchissimi, perciò anche lì noi possiamo attingere per fare la differenza e per dare quello che veramente poi ti dice wow quando tu guardi una composizione. Il materiale può essere raccolto dalla natura? Certo, assolutamente sì, anche perché anche i fiori sono naturali, nel senso che vengono coltivati, però ci sono quelli che non vengono coltivati ma crescono lo stesso e hanno il loro aspetto magari selvaggio, però hanno la loro importanza. L'esempio sono questi elementi che ho preparato per le vetrine, che sono tutti tratti dalla natura. Qui abbiamo lavorato in grande quantità
il salice della nostra tradizione, ma anche il salice ritorto, ma comunque materiali di ricerca, non sono materiali artificiali o plastici o altro, cioè è la natura. Da lì l'evoluzione e la trasformazione. Il negozio si chiama Flora Event, quindi lo dice stesso la parola. Lei si occupa anche di eventi, quindi di allestimenti per eventi di tutti i generi, ma sicuramente quello che dà maggior soddisfazione è proprio il wedding, il matrimonio. Sì, perché è un giorno particolarissimo per tutte le spose, è il giorno che aspettano da una vita, è un giorno che sognano tutte le notti e vogliono il meglio, vogliono che quel giorno loro possano trovare all'ingresso della chiesa o nella loro location quella sensazione che hanno sempre sognato, perciò a noi il grande onore e onere di dare questa sensazione e di assecondare i loro gusti, assecondare le loro richieste. Quel giorno sono le principesse, perciò i loro desideri per noi sono ordini. Ecco, ma da dove si parte? Sicuramente dalla richiesta degli sposi, però c'è un qualcosa che poi dà l'input per decidere come impostare, perché chiaramente si segue un tema che poi è comune in chiesa, nel ristorante, il bouquet, quindi qual è l'ispirazione? Non so, il carattere della sposa oppure un dettaglio della chiesa, che cosa può creare l'ispirazione? In questi periodi diciamo che molto hanno già le idee chiare su quello che vorrebbero, perché molto fanno i media, devo dire, da Pinterest o magari anche altri tipi di circuito dove loro già hanno visto qualcosa. Dopodiché da quello che hanno visto si cerca di elaborare quello che invece è il loro desiderio, quello che è la loro personalità, quelli che sono i contesti dove andiamo a lavorare, perché è fondamentale creare un'armonia. Perciò studiare anche il carattere della chiesa, di lì anche il tipo di composizione, i tipi di colori da utilizzare, colori che ottimizzano e quindi magari anche consigliare a quel punto. Ecco perché c'è bisogno di competenza anche dal punto di vista di storia dell'arte e abbinamento delle cose. Ogni stile ha un tipo di composizione, ogni tipo di composizione ha bisogno di determinati colori per essere esaltato. Poi ci sono anche dei lavori più veloci, quindi magari in una location puoi andare anche a minimizzare un po' questi concetti un po' seriosi, quindi andare sull'allegria, ma sono sempre poi dei concetti molto personali, di tendenza, il natural, piuttosto che ormai alcuni stili che stanno un po' perdendo, tipo il barocco, dove andiamo a parlare di abbondanza, opulenza, il natural, molto più gettonati in questi giorni, sì. Quindi c'è anche la moda che influisce nell'ambiente floreale, si segue un po' il trend? Beh sì, tantissimo, anche se poi è anche naturale, cioè ci sono dei passaggi come la moda, ma anche per un'evoluzione. Se si parte da un concetto di abbondanza, mano a mano poi si arriva a un concetto minimal, fisiologico proprio, per cui se passavamo qualche anno fa su queste chiese dove c'era tanta roba, oggi si cerca di lavorare sulla raffinatezza piuttosto che sulla ricercatezza, invece che l'ortensia magari la camomilla, piuttosto che le peonie magari si va a ricercare l'alchemilla, che sono dei fiori delicatissimi, bellissimi, che hanno un'espressione diversa proprio per il loro carattere, quindi dall'opulenza alla semplicità. Qual è il fiore che le piace di più lavorare in assoluto? Il mio fiore preferito è difficile dirlo qual è, però probabilmente uno di quei fiori che non sono in commercio, perché darei un valore economico anche a quel fiore. Per me il fiore più bello in assoluto è la pratolina. Probabilmente per la sua durata, probabilmente perché è piccolo, perché è così indifeso e quindi mi piacerebbe proprio averlo con me. L'applicazione perfetta per la pratolina qual è? Beh, un bouquet da sposa, solo quello, per com'è delicato e per com'è sensibile, com'è, solo un bouquet da sposa potrebbe essere il suo posto. E
Eccola qui la nostra magnifica vetrina ispirata alla primavera, monocromatica devo dire, ma comunque rende l'idea della primavera, anche con queste farfalline e queste composizioni che sono ascendenti, no? Sì, sono dei vortici di fiori e vogliono rappresentare la natura che cresce, perché adesso è tutto in evoluzione, dal marrone della terra, degli arbusti, i primi fiorellini primaverili che daranno i frutti poi successivamente, quindi dei piccoli accenni di bianco per dare il frutto in estate. Attendiamo con ansia la primavera e l'estate. Magari sì, dai, magari sì. Cambiano poi i colori dei fiori, però si cerca sempre di creare qualcosa che abbia un tema, ecco, che non ci sia un eccessivo miscuglio di colori, giusto? Dipende dal messaggio che si vuole dare. Se deve essere un messaggio di allegria, ben vengano tutti i colori, mescolati ovviamente sempre con criterio, ma molto mescolati, vivaci. Per una bambina che fa un saggio sicuramente colori molto vivaci, per una sposa colori tranquilli, per un evento luttuoso magari qualche nota di scuro mischiato con qualche nota di colore, però tranquillo, quindi ogni evento ha i suoi colori in ogni caso. Un'altra curiosità, con quale frequenza lei cambia la vetrina? Dipende dagli impegni di lavoro in realtà. Quando non c'è una regola? Tempo, no, quando si ha più tempo si cambia più spesso, quando poi il lavoro è incalzante, beh, si cambia meno spesso. È importante però cambiarla spesso perché è il, diciamo, il biglietto da visita della propria attività. È come dire questa sono io, perciò trascurare le vetrine è come trascurare un po' se stessi. Certo, se gli impegni di lavoro sono molto 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 numerosi, allora magari ci si organizza con delle vetrine più semplici, questo sì. Quando poi si ha il tempo si fanno delle vetrine dove si può esprimere di più anche la creatività piuttosto che la manualità, però in generale sì. Ospite di questa puntata della vetrina più bella, l'assessore alle attività produttive e al bilancio del comune di Grotta Minarda. Intanto grazie per l'ospitalità. Grotta Minarda, cittadina strategica dal punto di vista geografico, nonostante la crisi che inevitabilmente c'è e si sente un po' in tutte le realtà, resta un punto di riferimento per lo shopping dei paesi limitrofi. Diciamo che Grotta Minarda, come ovviamente tutta la Valle dell'Ufita, ma insomma parliamo di un ragionamento molto più ampio, sicuramente ha risentito di questa crisi, non soltanto da un punto di vista commerciale, ma in tutti i settori delle attività produttive, anche artigiane, dobbiamo dire. Però reggiamo bene, diciamo così, cerchiamo di fare del nostro meglio, non soltanto da un punto di vista infrastrutturale, come avrete visto, insomma, il nostro, abbiamo fatto un restyling al nostro corso e sicuramente insomma ne ha avuto giovamento, siamo ancora in fase di chiusura di lavori, quindi ci sarà ancora tutto l'arredo urbano, e questo devo dire che ha notevolmente attirato diciamo la possibilità di ritornare, di ritorno di molte attività, dell'apertura di molte attività sul nostro territorio, ma non soltanto per il corso ovviamente. Grotta Minarda, grazie a Dio, si trova in una posizione strategica ed ora c'è un grosso fermento intorno a quest'area. Dal punto di vista dell'amministrazione devo dire che siamo in fase di bilancio di previsione e ovviamente uno dei punti cardine di questo bilancio è sicuramente legato alla possibilità di favorire in qualche maniera, o comunque nelle possibilità che un'amministrazione ha di mettere in campo delle azioni che possano essere possano in qualche maniera attirare l'apertura di nuove attività commerciali, ma non solo, anche di attività artigianali e manifatturiere, come ecco, dico. Facciamo qualche esempio, ci sono delle facilitazioni immagino per determinate categorie? Sì, stiamo ragionando su questo, ovviamente ripeto, con gli strumenti che un'amministrazione ha a disposizione, che sono quelli ovviamente di ragionare su variazioni di percentuali di tributi locali, ma insomma siamo in questa direzione sicuramente.
Voglio precisare che ovviamente questa azione non è solo rivolta al commercio e alle attività, ma stiamo cercando di fare un ragionamento più globale, fermo restando che ovviamente i trasferimenti statali sono rimasti sempre gli stessi, che ovviamente sui comuni grava la tassazione che poi deve essere riportata sul territorio attraverso i servizi pubblici, però insomma stiamo cercando di fare del nostro meglio. Sicuramente qualcosa riusciremo a fare in questo bilancio e ovviamente stiamo cercando anche di riragionare e di ricalibrare quella che è la ripartizione anche della Tari e quindi la componente immondizia, che sappiamo ha un peso notevole per tutti i cittadini, quindi sia per le famiglie che per le attività commerciali e non solo, ovviamente anche produttive, però stiamo cercando di fare del nostro meglio. Possiamo dare qualche numero sulla quantità di attività commerciali che ci sono a Grotta Minarda e anche sulla tipologia? Devo dire che in quest'anno è vero che molte attività sono state chiuse inevitabilmente, come è accaduto, ripeto, in tutta la provincia e ovviamente anche nei paesi limitrofi, però c'è da dire anche che molte altre sono aperte, quindi il nostro bilancio tutto sommato non possiamo dire che è negativo, sicuramente molto si può fare e tutto si può migliorare, però in questo momento siamo quasi alla pari tra aperture e chiusure. Ripeto, quello che molto ci incoraggia è il fatto che ci sia una nuova attenzione di nuovo a questo territorio e ovviamente fregiandoci di essere città dei servizi non possiamo che essere contenti. Tanti supermercati ma anche negozi dedicati allo shopping e quindi all'acquisto insomma di abbigliamento, calzature, c'è un po' di tutto a Grotta Minarda. Venendo a Grotta Minarda ovviamente possiamo passare sia dallo shopping di abbigliamento che di calzature, come le diceva, ma anche ovviamente all'ottimo cibo e ai prodotti locali. Non dimentichiamo che insomma siamo il terzo polo provinciale per quanto riguarda il torrone, e qui parliamo di torrone artigianale, e anche di altri prodotti che si stanno diventando sempre più importanti e stanno diventando delle tipicità importanti in questo territorio. Ovviamente a questo si affianca anche, devo dire, con grande piacere, attività legate alla cultura. Ovviamente non può che renderci orgogliosi di questo, perché ovviamente noi come amministrazione siamo sempre disponibili ad ospitare eventi culturali nei nostri luoghi cardine, quali possono essere il nostro castello, il Castello d'Aquino, con l'apertura del caffè letterario e anche altri luoghi che ovviamente possono essere utilizzati e fruibili da parte di chiunque, anche al di fuori del comune ovviamente, voglia utilizzare le nostre strutture pubbliche. E allora ringraziamo tantissimo l'assessore alle attività produttive, invitiamo tutti a venire a fare shopping a Grotta Minarda. Sicuramente troveranno la convenienza, troveranno la qualità e troveranno l'accoglienza da parte di una comunità che sicuramente ha sempre amato le persone che vengono da fuori. Vi ricordo che questa sera si apre il web voto per le prime 3 vetrine in concorso. Nel canale ufficiale del format La Vetrina Più Bella sul portale www.primatv.it troverete pubblicate in simultanea le puntate. Quella che riceverà maggiori visualizzazioni nell'arco di una settimana e quindi dal 28 marzo al 4 aprile 2018 verrà inserita nella classifica provvisoria del programma. Alla fine della serie televisiva, attraverso uno spareggio, sarà decretata la vetrina vincitrice, che riceverà da Telenostra uno spot artistico successivamente trasmesso dalla stessa emittente.